Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Foto Rossi col vostro qui presente Tommy ovviamente. Bentornati su una nuova puntata di Horizon Forbidden West. Come potete vedere sono in groppa alla mia nuova macchina folgorante e fiammeggiante, un Fendi Nubi. Guardate che bellino ragazzi, che ho trovato il calderone per poterlo finalmente controllare. Guardate che bello, mamma mia, lo sognavo sto Velociraptor, guarda. Vabbè, comunque riprendiamo a noi, prendiamo con le cose serie, va. Allora, dove sono arrivati l'ultima volta? Dopo essere andati dal capo del clan del cielo dei Tenak ed aver, come dire, parlato con lui che non voleva mandare nessuno per svolgere il cultrum, per eleggere nuovi marescialli, abbiamo deciso di fargli capire che il muro non bastava a tenergli testa dalle macchine, considerando che noi soltanto con un'esplosione l'abbiamo buttato giù. E dopo tutto ciò finalmente si è deciso e abbiamo guadagnato anche un altro titolo. Mi pare che a lui già ne ha pochi. La spaccamura, mizia, spacchiamo come non ci fosse un domani. Siamo peggio di Hulk noi, guarda caso. Vabbè, comunque, ho pure una nuova armatura, potete vedere, molto carina, facendo secondaria e tutto ciò l'ho recuperata. E ora siamo tornati qui dal capo dei Tenak per svolgere il culto in modo che vengano letti nuovi marescialli, che ci faccia accedere alla stanza sotterranea. Quindi andiamo senza indugiare. È dei nostri. Ciao, può bello passare. Che sei bello. Straniera, aspetta qua. Il capo del carro e il maresciallo Cotallo ti aspettano. Sì, arriviamo. Lo so che mi aspettano, sono attesa. E sono una persona importante io. Eccoci qua al bosco delle memorie. Il Kulurut sta per iniziare. Già. Una volta finito, potrò accedere alla camera sotto il trono di Ekari. Speriamo. Io mi ricordo lei l'ho aiutata in una missione secondaria, che il suo villaggio era stato distrutto da inondazione. L'abbiamo salvata, abbiamo aiutato pure quelli del suo villaggio. Ben ritrovata. Ciao. Speravo proprio di vederti dopo l'inondazione di Marchio di Sangue. Marchio di Sangue. La Tic, ce l'hai fatta. Sei nella guardia del capo. Che lei voleva diventare la guardia del capo, anche se l'amico che gli abbiamo salvato, che purtroppo è morto, non voleva. Ma poi ha capito che lei doveva fare quello che doveva fare. Meglio che poteva. Cioè, quello che si sentiva di dover fare. Devo farlo anch'io. Sarebbe fiero di te. E di sicuro mi riprenderebbe per essermi distratta un secondo. Vai farlo. Quello ti ringrazio ancora. Va a segno come i 10. Come i 10. Che vedete ha gli stessi segni che ha lei addosso a Loi, perché è un'armatura che proviene da loro. Infatti è molto bellino, questi segni sono, danno a Loi un tocco di in più di quello che già è. Capo, siamo tornati. Ora vedremo che andrà. Straniero, a finire malissimo. Il capo ti attende nell'arena, okay. Oltre il trono. Va bene. Quando vuoi parla con il capo. Sì. O forse c'è qua. Aspettate un attimo da vedere se c'è qualcuno con cui posso parlare. Il capo e carro ti aspetta nell'arena. Sì, un attimino. Voglio andare a parlare con qualcuno, se mi faceva parlare con qualcuno, ovviamente, perché qua ci sono tante persone. Ehi. Troverai il capo più avanti. Sì, abbiamo capito. Madonna mia, sei ripetitivo, sei un disco rotto. Ma il capo dove sei imboscato, scusate? All'arena. Di qua si arriva all'arena. Signor capo. Siamo avanti, ce ne sono di audio, povero. Un'altra parte delle rovine trasformata in un'arena. È tipo il Colosseo. Tanto io depredo un po'. Ho trovato anche un'armatura. Aspettate, la voglio guardare un attimo, anche se non è più forte di quella che abbiamo già. Però è bella, guarda, è fichissima. Fichissima, mizia. Guardate ragazzi, mizia. Se trovassi questa della rarità, che ho quella di quella molto rara, me la calzerei, ma non è che. Come potete vedere, pure questa è di quelle là molto rare, quindi è un po' brutta. È difficile da trovare ancora a questi livelli del gioco, però. E carro, siamo qui. C'è pure il nostro amico maresciallo. Aloy, hai dovuto smuovere le montagne per piegare il clan del cielo. Siamo le spaccamura noi. Realmente. Insieme a Cotallo. Sì. Tecotte ha perso prestigio agli occhi dell'intero clan.
Complimenti a entrambi. Oh, figurati per Ma è il momento di pensare al Colrut. C'è chi vuole competere, chi godersi lo spettacolo. Io goderei lo spettacolo. Sanno che Regalla mi sfiderà. Farò il possibile dando il mio contributo. Mi aspetto altrettanto da te. Qual è il piano? Cotallo. Esistono solo due modi per attaccare l'arena. Attraverso la sala del trono o dal sentiero al lato nord. Abbiamo barricato difendere. Entrambi. Ma se Regalla intende attaccare il Kurrut con le macchine, dovrà per forza usare il sentiero. Ti unirai ai difensori laggiù. Ma quindi dobbiamo pure difendere. Tu resisti e io avrò i marescialli. E tu avrai la camera. Così non dovrai più servirmi e avrai la ricompensa. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Iniziato il Kurrut si andrà fino alla fine. Fino alla fine. Quindi parliamo un po' con lui, no? Il bosco, l'arena, erano tutta una struttura antica. Sì. Qui la terra ricorda il sacrificio dei dieci. Ah, qua dove hanno combattuto i militari. Le loro gesta commemorate in eterno. Sacrificio? Il Le visioni ci dicono che proprio sangue per sangue. Si batterono fino alla morte contro le macchine. Li onoriamo tenendo il Kurrut dove caddero. Onorevole come cosa. Io so dove andare. Che farete voi? Io starò qui con il capo, al mio posto. Se arriverà la battaglia, sapremo onorare il sangue dei nostri caduti. Se arriverà la battaglia. Se arriverà. Le difese reggeranno. Ai ai ai, non sono pronta. Io direi iniziamo. Diamoci da fare. Diamoci da Bene. Fare. Troverai Decca alla barricata nord con il resto dei nostri difensori. Va a segno come i dieci. Ci rivedremo a cose avvenute. Sì, vai pure tu a segno come i dieci, mi raccomando. Non facciamo scherzi. Allora, andiamo da Decca. Decca! Iniziamo antisiedo. Ragazzi, siete un bel po'. Che parlino le lame! Chi è che urla? È molto raro, che poi voglio andare a recuperare, non c'ho voglia. Chi è che stanno di show? Kurrut onorerà i marescialli che... Oggi celebriamo la vita. Questa è una cerimonia. Non stiamo dando spettacolo. È ora che Regalla affronta i dieci hanno resistito. Caso tutti pronti e carichi, ragazzi. Inizia. Ecco te cotte. E i suoi tirapiedi. Mi stanno antipatici a me. Che onore. Orientale. Non pensavo di vedere qui il comandante del cielo in persona. Che si cagava sotto. Se c'è la possibilità che i miei sfidanti affrontino Regalla, è giusto che siano guidati dal comandante. Certo. O forse vuoi rifarti dopo la tua figuraccia al bastione? Stai attenta. Spesso lingue taglienti chiamano lance taglienti. E altre lance te le ficcono. Risparmierei la lancia per Regalla ai suoi se fossi in te. Allora, infatti ha una lingua molto tagliente. Non dice subito quello che pensa, non è che se le tiene per sé. Un altro tratto molto caratteriale di Aloy. La lama sia luminosa. E lei è forte e decisa. Non si fa perdere. Bene. I difensori di Ecarro saranno alla fine di questa trincea. Ma posso chiamare qua la mia macchinina? E guardate. Non combatteremo da soli. Decca? Ah, è là sopra. Inizia, qua hanno fatto un muro che non finisce mai. Ah, là è la scala. Concentratevi sulle macchine. Abbattetele. Abbattetele. Le forze di Regalla saranno poi così diverse dalle nostre. Sì, cappellano. Guardatevi le spalle. Andate. Andate e distruggete tutto. Usate il vostro potere. I nostri sono pronti. Difenderanno il Kurrut dal basso. Ma dall'alto. Dove l'hai presa? Una nostra squadra. Ah, pane per i nostri denti, finalmente si ragiona. L'onore spetta a te. Grazie, grazie. Regalla avrà anche i suoi trucchi, ma tu le mostrerai la nostra forza. Con piacere. Iniziata. Sono legate le macchine. Siamo a Colosseo.
Il Kurrut ha inizio! La battaglia esige nuovo sangue! Nuovo sangue! Nuovi condottieri! Sì, guardate quanto sono carichi, ragazzi! Liberate le prede! Ah, li liberano! Ah, c'è pure un fendinuco! Finanti! Avvicinatevi! Tifo per voi, ragazzi! Coloro che abbatteranno una macchina verranno nominati marescialli. Marescialli. Ricordate i 10. Colpite dall'aria come loro. Conquistate la gloria. Alla carica. Arriva a scaricare i tuoni qua. Arrivano! Prepariamoci! Respingeteli! Difendete il culo! Dove vai? Devasto c'è qua. Aia. Maledetto razziatore. Si arriva quello grosso. No, è finita. Armi lungo gli altri. Perdi quel coso, maledetta. Ora!
altro tipo di macchina. Oh no, uno scavatore. Ah, guarda questi bastiani a sottoterra. Cavolo vuoi, regalo. Ragazzi, alzatevi, combattete, cavolo. Capo!
Ah, il maresciallo, E la c'è il capo. Oh cavolo. Vai Tarzan. Oddio. Aloy, faccela. Grandissimo. Da destra gli doveva finire. La piglianta capo. Che vuoi fare, eh? Sei solo. Vattene, va, codarda. Non finisce qui. Tornerò con tutto quello che ho. Sì, le minacce lascerà a casa tua. E poi ucciderò chiunque sostenga i carro. Compresi pure noi? Ma noi siamo brevi figliole, non abbiamo fatto niente di male. Sull'attenti. Sull'attenti, sì. Siete stati bravi. Grazie. Vi siete battuti sia contro nemici di metallo che di carne. Vi nomino tutti marescialli. Il vostro primo incarico sarà difendere l'arena dai ribelli superstiti. Andate. E ai tuoi marescialli. Ora noi possiamo entrare nella nostra cameretta. Ho fallito. Ho fallito. Dovevo finire Regalla. Hai capito. Invece farà ritorno con altre macchine. Più forte che mai. E noi saremo pure più forti. Hai fatto abbastanza. Molto più di quanto avevamo pattuito. Al nostro primo incontro hai detto di essere in missione per salvare il mondo. Io allora non ero sicuro di crederti, ma adesso lo sono. Oh, abbiamo il capo con noi pure. E continua la tua missione. Grazie. Tu cosa farai? Curerò le ferite. Quello che cerchi è lì. Vai. Le tue imprese verranno ricordate come quelle dei Dieci. Bene, vediamo di accedere alla camera. Bene. Etere è di sotto. Etere, siamo venuti a prenderti. Cos'era questo posto? Chi lo sa? Noi esploriamo, qual è il problema? Là. Guardate che quella figo. Console. Scusa Loi, ma un attimo, io sto curiosando. Sembra tipo un posto dove ci sono tanti server. Ci sono, come dice, come ha detto Gaia, loro sono rifugiati dentro dei supercomputer. Quindi probabilmente qua è un supercomputer e ci sono questi server, infatti. Bel posto. Comunque, inseriamo. Vieni, Etere. Torniamo a casa. Oh, già. Quindi lei è cosciente, vuole tornare. Elizabeth Sober, Alpha Prime. Overhead principale attivato. Ripristino codice originale della funzione subordinata. E abbiamo Etere. Perfetto. Ora portiamo tutto da Gaia. Le visioni nel posto sono cambiate. Ora le parole dei clienti ci sono qua. Ecco. Questa è la visione che il capo e Carlo ebbe a noi. Tutte le visioni sono cambiate. Questa è appena... Sono cambiate le visioni? Cosa sta succedendo là sopra? Aspettate che torniamo. E riportiamo anche Etere naturalmente a Gaia ora. Vai Aloy. Sì, qua siamo, un attimo, stiamo arrivando. La gente ha sempre fretta, ragazzi, oh. Guarda qua! Vieni a noi. Le visioni qui nel bosco sono diverse. E questa è appena apparsa. Tu c'entri qualcosa? Forse.
le visioni sono cambiate. È quella che ha ispirato il capo Icaro. Altre parole dei predecessori. Premi. Udite le parole che riunirono un popolo. Dopo i tragici eventi della guerra, Han Faraday, architetto a capo dello sforzo di riconciliazione, rivolse parole di speranza alla nazione. Se guardiamo al futuro, memori del recente passato, la paura ci assale. Guerre tra uomini e macchine, scarsità di cibo e acqua, tempeste che ci privano delle nostre case. Ma il vero coraggio è affrontare queste paure determinati e senza cinismo. Ecco, impara lezione tua. Guidando la pacificazione con queste donne e questi uomini valorosi, questi marescialli del nuovo sud-ovest. Oh, guarda caso, i marescialli. Ci hanno dimostrato che quando ci uniamo per perseguire uno scopo, non c'è minaccia che tenga. Unitevi. Unitevi a noi. Che belle parole. Se credete di poter costruire una nazione e un mondo di prosperità e pace. Vai, tutti col saluto. A disposizione, comandante. Che è? Sono tuo comandante, scusa. Io vengo con te. Ma il carro ha bisogno di te. Per fortuna ha nuovi marescialli. Ah, questo gli stiamo simpatici. È un grido ora di guerra che potrà unire i clan. Ti accompagnerò nella tua missione. Un po' d'aiuto serve, in effetti. Darò quel che mi resta da vivere. È la mia scelta. Come posso mai rifiutare? Zoe, un mio amico vuole unirsi a noi. Incontralo ai piedi della montagna e portalo alla nostra base. Certo, Aloy. Raggiungi i monti a ovest di Cantopuro. Una persona fidata ti aspetterà lì. Torno appena posso. Una persona fidata? Interessante. Bene, ragazzi, quindi... Bene, devo riportare Etere da Gaia. Infatti andiamo da Gaia. Catturarlo sembra aver avuto effetto anche sugli altri ologrammi. Vale la pena darci un'occhiata. Ah, aspetta, prima guardiamo gli ologrammi. Le sentinelle devono stare attenti. In patria o all'estero, la JTF-10 proteggeva risorse chiave per l'insurrezione. Nel fitto della giungla, nascosti da fango e oscurità, tendevano trappole ai nemici. Il carro. Scoprite come combattevano in ambienti desertici. La JTF-10 sfruttava ogni risorsa del deserto. Sfidando le furiose tempeste, ammirate la grinta della squadra nelle regioni montuose. Così della zona si ispirano a nuove tecniche militari. Per sopravvivere. Vabbè, andiamo da Gaia, dai. Però mi serve il falò. Ah, ci sono qua gente che mi vuole affidare missioni. Aspetta che ci parlo un attimo. Ah, qua c'è la cappellana. Sangue dei dieci, Aloy. Regalla sconfitta. La verità delle visioni rivelata. Che cosa hai carina. Abbastanza pelle per dipingere le tue imprese. Inizia, devono beh, fare un elenco di pietra, solo ricordarle, allora. Devono scolpirle sulla pietra, scusate. Bene, grazie a te il capo è ancora vivo. Come le nostre speranze. Ma non volevo parlarti di questo. Mi serve un favore. E cosa? Personale. Un mio nipote, Cavo, non è stato dato per morto. Significa che deve essere con quel che resta delle truppe di Regalla. No, voi lo cerchiamo. È stato catturato.
No. Si è unito volontariamente. No, quindi vuoi che lo come tanti salviamo. Giovani ansiosi di tingersi la pelle di illustri imprese. Devo trovarlo e farlo tornare a casa. Il capo e Carro non ha soldati a sufficienza, perciò mi toccherà andare da sola. Tu mi accompagneresti? Certamente. So di chiedere molto dopo tutto quello che hai fatto. Ma Cavo è l'ultimo della mia stirpe. Come mai si è unito ai ribelli di Regalla? Per alcuni, Regalla rappresenta un'occasione di vendetta contro i Kharja. A morte con i Kharja. Nei giorni rossi non fu facile fermare i clan a luce arida. Molti volevano inseguire i Kharja fino a Meridiana. Pensavano che l'attacco all'ambasciata di Regalla fosse un segnale. Sì, per altri, soprattutto i giovani. Conta solo la gloria ottenuta dando la caccia a un antico nemico. Quanto a Cavo... Un misto delle due e l'adrenalina data dal combattere per una causa. Non sono riuscita a fermarlo. Se Cavo non ti ha dato ascolto quando è partito coi ribelli, perché pensi che lo farà adesso? Era troppo giovane nei giorni rossi. Non conosceva la guerra. Ora la conosce. Avrà toccato con mano la sofferenza che causa. Mi ascolterà. Per forza. Devo trovarlo prima che sia tardi. Quindi Cavo è il tuo ultimo parente in vita? Sì. Prima del capo e Carro, i clan erano costantemente in guerra. Guerra. Ad ogni scontro perdevamo qualcuno. Ho seppellito tutti i miei figli. E poi anche i loro. Che cosa tristano, dai. Mi dispiace. Ho sfogato il dolore in battaglia, però ho trovato conforto solo nella saggezza delle visioni. Nonostante ciò, non sono riuscita a impedire a Cavo di seguire la scia di sangue. Se Cavo si è davvero unito volontariamente a Regalla, pensi che Carro lascerà che torni? Il capo sa cos'è il perdono e il prezzo di una guerra infinita. Mi preoccupa il resto della tribù. Che non lo accettino più. Non accetteranno il ritorno di un traditore. Anche con il mio supporto non sarà semplice. Devi provarci. Ti aiuterò a ritrovarlo, se posso. Dove iniziamo? Pare che la squadra di Cavo sia partita da un avamposto di Regalla sulle colline a sud. Non sono mai tornati, ma i ricognitori hanno detto che una dei nostri è tenuta prigioniera lì. Cominciamo dall'avamposto. Liberiamo la prigioniera, forse sa dov'è la squadra di Cavo. Allora andiamo? Andiamo. Però ci vediamo sul posto. Prima devo occuparmi di altre faccende. Ci vediamo là. Sarò sul crinale a sud-est del bosco. Partiremo in direzione dell'avamposto. Fino ad allora, mani salde. Certamente. Farò anche questa missione secondaria. È ora di... Ai, tante roba da fare. C'è cioè, troppa roba al fuoco. C'era un altro con cui parlare, ci parliamo e andiamo subito da Gaia. La battaglia decisiva con Regalla si avvicina. Lo sento. Complimenti. C'è un'arma su cui ho messo gli occhi. Fa di calore. Allora, parliamo con queste tizi. Campionessa, dobbiamo affidarci di nuovo alla tua forza e generosità. Campionessa, ora pure campionessa. Di come stanno le cose, Duca. Alla tribù serve l'arena. E lei è l'unica che possa riaprirla. Vi serve l'arena? Ma il Kulrut è finito. Ah, per allenarsi. Sì, è vero, ma l'arena è importante anche per tenere alto il morale della tribù. I soldati la usano per affrontare le macchine e sperimentare la gloria della caccia in un ambiente controllato. Il che aiuta a migliorare il morale, ma il capo e Carro non ci permetterà di riaprirla senza aver riparato la ballista che protegge il campo. Serve se le macchine perdono il controllo, ma si è rotta durante il Kulrut. E non è facile trovare i pezzi mancanti. Vabbè, li cerchiamo noi, qual è il problema? Affronto le macchine e recupero le parti.
Chiederemmo a qualcun altro, però tutte le squadre sono in allerta. Ma se vuoi possiamo offrirti una ricompensa, vero Kalla? Certo. Non appena l'arena sarà fruibile, sarò onorata di invitarti a combattere. Abbiamo una grande varietà di macchine. E verrai premiata per ogni vittoria. Ah, quindi non solo quelle nell'arena, ma anche per le medaglie dei terreni di caccia. Potrai scambiarle con le armi migliori che la tribù possa offrire. Per riparare la ballista serve il nervo di un giraguscio e alcuni denti di scavazzana. Le due macchine sono state viste nei pressi di un falò a sud-est. Quando hai fatto, vieni a trovarmi alla bocca dell'arena, sul lato nord-est del bosco. Bene, vedo cosa fare. Un'ultima cosa. Prima che torni là fuori, ho un altro incarico per il morale dei soldati. Non è piacevole. Ogni soldato Tenakt ha una piastrina con il simbolo della sua squadra. Ah, voleva cercare. I ribelli le rubano quelli dei soldati che uccidono. A dire il vero. Dovresti trovare le piastrine negli avamposti nemici. Se ne trovate alcune, molte, anzi. Mi occuperò di restituirle ai loro compagni e alle famiglie. La certezza della morte può alleggerire il dolore. E ci sono tagli in palio, se ti interessa. Bene. Ho già trovato alcune piastrine. Ah, bravo. Non saprei come pagarti al momento. Incontriamoci all'ingresso dell'arena. Grazie, campionessa. E ricordati le parti per la ballista. Sì, certo. Va bene. Ora penso che non c'è nessuno. Ok, questo è per l'arena. Non c'è nessuno con cui parlare, però. Anche se ci sono qua, penso i soliti cosi. Devo andare a sud-ovest per trovare quel giraguscio. Sì, allora abbiamo capito. Ho visto una mandria di scavazzano qui vicino. Però ora andiamo un attimo da Gaia. Sì. Vabbè, apri. C'è gente con cui parlare, a quanto vedo. Salve, siamo tornati. Così? No, oh, stanno imparando il fuoco. Non stai agitando un martello, Erend. Vedi di andarci piano. Queste dita a salsiccia non me lo rendono facile, sai? Dita a salsiccia. Dietro. Segui la linea. A destra. L'altra destra. L'ho visto. Aloy l'ha trovato a nord. Beccato. Si chiamano Concussion Disparty, mi pare. Questa sì che è musica. Ascolta la musica, oddio. Aloy! Non stavamo facendo niente. Stai meglio. E sei qui. Il mondo vivrà solo se avrai successo. Prima impariamo, prima possiamo aiutarti. Ti servirà tutto il supporto possibile, no? Abbiamo ancora molto da imparare, ovviamente. Non si diventa cacciatori in un giorno. Ogni seme cresce al proprio ritmo. Può sempre sbocciare. Il tuo amico Tenakt è qui. Oh. Kotallo. Pare che i loro guerrieri bevano sangue. Dormirò con un occhio. Non bevono sangue. Credo che abbia già visto abbastanza sangue. L'ho accompagnato in stanza. Pare gli piaccia stare solo. Vedo che avete tutto sotto controllo. Dovrai portare questo a Gaia. Bene, noi restiamo qui per metterci in pari in fretta. Comincio già a sognarli questi glifi. Beh, però è bello, si stanno mentre ambientando. Mentre tu stavi bighellonando, io invece ho studiato i Terra Numi insieme a Gaia. Per come la vedo io, tu devi metterti in pari. Forza. Va bene. L'ha lasciato senza parole. Che bello, a me piace che sono tutti qua ad aiutare Aloy, tutti amiconi. Il focus sta cercando di uccidermi. Mi piace, vero? Wow, facciamo questo posto si sta animando. Infatti, già, sta diventando una specie di casa. E Gaia ha trasferito i dati estratti dal tuo focus in quell'archivio. Grazie ai focus che ci hai dato, potremmo accedervi al nostro ritmo per imparare e allenarci. Quando vorrai, combatteremo assieme a te. Che bello. Capito. Grazie. E com'è allenarsi con Zoe? Ci stiamo allenando davvero. Più o meno. È già molto più brava di me a leggere i glifi. Sarei stupido a rifiutare il suo aiuto. Ma certo. Ma certo. State leggendo qualcosa?
Abbiamo studiato i registri che hai trovato nella montagna della madre e nella zona Nora. È difficile immaginare i miei antenati intrappolati lì, senza il sapere di Apollo a guidarli. Ringrazio Ted Faro. Ted Faro, già. Bastiano. Mi chiedo cosa abbiano provato a essere liberi. Il mondo deve essere sembrato così bello. E anche terrificante. Erano poco più che bambini. Infatti, e sono diventati una vera tribù. Però se la sono cavata, come sappiamo. Mi sbagliavo sugli Zenith. La loro nave non è esplosa durante il viaggio verso Sirio. Alla base abbiamo scoperto che mentivano sul creare un futuro migliore. Sì. Avranno mentito anche sulla loro nave. Eppure, una tribù che trova casa tra le stelle. Non sono riuscita a scalfire i loro scudi, Val. Quello Zenith mi ha quasi uccisa. Beh, ma hai comunque rianimato Gaia. E non ci impedirà di sfruttare Efesto. Speriamo. Speriamo che basti. Hai parlato con Cotallo? Volevo rendere omaggio a chi è caduto durante l'attacco all'ambasciata. Gli ho detto che non ho mai visto nessuno affrontare così una macchina. Dice che è un guerriero non valutato per aver fatto il proprio dovere. Mi è sembrato di parlare con mia madre. Non credevo che un Tenakte e una capoguerra Nora fossero così simili. Ma vedi che siamo tutti simili in fondo in fondo. Talana non si è fermata, vero? Esattamente. Mi chiedo cosa abbia fatto quella Madis per coinvolgerla così. Non saprei, non me l'ha detto. Chissà cosa c'è dietro. Ce lo dirà quando se la sentirà. Infatti. Ancora. Come sta andando con i Focus? Abbiamo avuto qualche difficoltà. Eren è quello che bestemmia più di tutti. Ma spero che l'ostinazione Oseram parga. Oddio, quello che bestemmia. Come state tutti? Ci stiamo ambientando. Nessuno ha perso la testa. Al momento. Resisterai senza di me? Se Eren si decidesse a smettere di ascoltare la stessa musica in continuazione, forse. Che belli questi discorsi. Andrà bene. Fanno riempiono il cuore. Quanto vedere l'amicizia tra loro e tutti quanti. Parliamo con lui, va? Non ascoltare musica, però. Ehi. Ciao. Bel posticino. Beh, sì. Ma non l'ho costruito io. Già. Ora capisco perché non sapevi se farci venire. È molto impegnativo. Non so quanto. Tranquilla. Lo posso gestire. Certo. Quindi Varl ti ha dato un focus. Non penso mi doni particolarmente, ma per la forgia mi fa vedere certe cose. Allucinazioni. Molto tragiche, ovviamente. Sai, la fine del mondo antico. Alcune ancora non riesco a capirle, ma mi sono chiesto a lungo come avessi fatto a trovare mia sorella nel dominio. Ora lo sai. E ora lo so, credo. Mi sento più utile adesso. Sai? Ci vorrà del tempo, ma sì. Saprai già con chi abbiamo a che fare ora. Lo ammetto. Quando Varl mi ha detto che quei bastardi vengono dalle stelle, non pensavo che avesse esagerato con le bacche medicinali. Ma ormai sono abituato a vedere cose allora impossibili. Le bacche. Io ne prendo grazie così tante. A te. Vorrei solo che fossero meno letali. Sì, a chi lo dici? Ti trovi bene? Varl mi sta aiutando a orientarmi in giro quando si decide a parlare. Perché quando non so cosa lo innervosisca di più tra quella Gaia e la nostra amica Utaru. E l'avanguardia? Non dovresti tornare a Est a dare ordini ai tuoi uomini? Ne ho spediti alcuni a Meridiana con un messaggio. Avad non dirà nulla se resto qui ad aiutare la salvatrice di Meridiana. Allora, hai conosciuto il Tenakt? Schivo. Pensavo che quelli come lui fossero dei pazzi sanguinari. No. Non credere a tutto quello che senti. Già. Beh, se tu ti fidi di lui, mi fido. È passata anche Talana? Una toccata e fuga. Speravo riuscissimo a farci una bevuta. L'unica cargia una simpatica. Una bottiglia di rum. Ma sembrava che avesse affari più urgenti di cui occuparsi. Dovrei andare. Io vedrò di fare pratica con questo. Bravo, impara. La pratica rende perfetti. Mi resta che parlare con Zoe. Mizia, scusate, sto perdendo tempo a parlare, ma è bello sentire queste Varl discussioni. Varl è felice di studiare con te. Insieme si impara meglio.
Ti sei ambientata bene. Gaia dice che questo era per noi. Ah, vero, è per reclamare una culla, le terre col suo sistema di terraformazione e accudirle come i terranumi coi campi di canto puro. Strano che un posto vitale come questo sia ricco di metallo. Hai parlato con Cotallo? Molto poco. I Tenact non stimano molto gli stranieri. Devi averlo colpito per avere la sua fedeltà. Infatti. Suppongo tu abbia conosciuto Erend. Ma certo. Gli amici di Varl sono anche i miei, per quanto siano chiassosi. Vabbè, conoscendo Al, vabbè. Bene, ora è meglio che vada. Torno all'addestramento. Brava. Aloy, abbiamo raccolto delle scorte in quel baule. Serviti. Grazie. Siete stati molto gentili. Ma c'è cosa? Voglio andare a parlare con Cotalgo. Questa stanza è cambiata parecchio. Oddio, pure lui usare il focus. Sei stata tu, Gaia? Sì. Ho riconvertito gli schermi perché indichino i calderoni da cui hai estratto dati finora. Aloy. Che ciao. Piacere. Credo che tu abbia un sacco di domande. Ho saputo del nemico e dei suoi propositi. Mi hanno mostrato la visione che voi tenete qui, Gaia. E mi hanno dato il focus. Non sono in grado di capire tutto, ma mi basta sapere dove esercitarmi e quando combattere. Benvenuto tra noi. Ora che sai tutto sul nostro nemico, hai qualche altra domanda? Ammetto che è molto difficile crederci. Gente dal cielo e invulnerabile. Infatti, vorrei sapere pure io, per ora. Lascio la strategia a te. Confido che punterai la mia lama dove farà più male. Nel buco non si dicono. Hai passato un po' di tempo con gli altri. Ammetto nel fondo schiena, mi ha sorpreso per dirlo. Vedere un Autaro qui con noi. I contadini non sono soldati efficienti. So che in passato radunò alcuni della sua tribù contro i Karja. E arrivarono fino a Luce Arida. Interessante. Forse ti sbagli. Che cosa stai guardando? Gli altri mi stanno aiutando a decifrare i simboli sul focus. Quindi ho pensato di dare un'occhiata all'arma che intendi usare contro il nemico. E allora? Questo Efesto riuscirà a creare delle macchine agli ordini di Gaia? Certo. Sì. E quante? Quante ne quante vuole? Quante ce ne servono? Che potenza. È mai esistito nulla di simile? Sì, prima che Gaia si autodistruggesse. Hai detto che vivevi nel bastione tanto tempo fa. Eri del clan del cielo. È tutto qua? È tutto qua. Bene, se insisti. I miei morirono in una battaglia tra clan. Sono stato cresciuto dalla squadra. Colte Cotte era molto interessato. Scusate. Combattemmo insieme ai Karja e guidai la mia squadra in una scalata sul timore. Aprì io i cancelli di Luce Arida da Oriente e i Tenact la rasero al suolo, attirando l'attenzione, immagino. Esatto. Mi accolsero come un eroe e mi bastava. Perché li hai lasciati? Diventai maresciallo. Perché hai lasciato il clan del cielo per fare il maresciallo? Perché era un onore. Perché Tecotte mi inviò al Kurrut. Ah, okay. A quel tempo assecondavo ogni suo ordine. Credevo in lui come fosse un padre. Invece non riuscivo a vedere la paura nei suoi occhi. La paura di un giovane guerriero in grado di competere per il comando. Ero un eroe dopo la battaglia di Luce Arida, ma per lui ero solo un rischio. Non immaginava neanche che una posizione di potere potesse non interessarmi. Perché Tecotte pensava che andando al Kulrut non saresti stato più un rischio? Sapeva che se fossi sopravvissuto al Kulrut, avrei dovuto abbandonare il clan per servire tutti i Tenact. Non avrei potuto sfidare la sua autorità, neanche se l'avessi voluto. Dopo la vittoria di Luce Arida, Tecotte parlò con il clan
Disse che sarebbe stato egoista privare Carro e i marescialli di un guerriero come me, certo. Anche se sapeva perfettamente che non era mia intenzione andarmene. Un esilio mascherato da onore. Sapeva che non avrei rifiutato. Diventai un maresciallo e il resto è storia. Mi spiace per quello che hai passato. A me no. All'epoca mi addolorò. Ma il... Quando eravamo al bastione, le guardie hanno parlato delle ali dei dieci. Le ha nominate anche Carro al Kulrut. E persino Decca. Cosa sono? Le visioni narrano che i dieci volavano su grandi macchine alate di metallo e si calavano in battaglia dal cielo. Per noi, imitare questa impresa è la massima espressione dell'abilità in guerra. Che bello. Perciò gli sfidanti del Kulrut balzano dall'alto nell'arena. Mi capitava di sognarlo da piccolo. Quel senso di libertà. La maestosità di un simile gesto. Bello. Cosa ha detto Carro quando l'hai avvisato che saresti venuto qui? Hai versato sangue ribelle al bosco e aiutato... Non c'era altro da dire. Ha capito. Era naturale. Beh... Certo. Va bene. Vado ora. Se vuoi, va pure a trovare Carro e la tua gente. La porta è aperta. E certo. Lo farò. Che okay. I dieci siano con te. E che i dieci siano anche con te. Beh, ragazzi, possiamo andare finalmente, dopo tutte queste discussioni, a riportare Etera a Gaia. Gaia! Siamo tornati. Bentornata, Aloy. Quando sei pronta, ti prego di unire Etere a me. Dopodiché ho un'importante questione di cui discutere. Ok, intanto rimettiamo Etere. Etere caricata. Allora, di che volevi discutere? In tua assenza ho ricevuto una trasmissione insolita sulla frequenza di Ilizia. Oh! Ilizia? Un'altra è delle una sottofunzioni. Delle sottofunzioni che non rilevavi. Esatto. La trasmissione era così lenta che inizialmente poteva sembrare solo una sequenza di dati inviata per errore. Una volta notata l'anomalia, mi ci è voluto del tempo per decifrare il messaggio. Ah, un codice. Quindi ora possiamo trovarla. A una montagna a nord-ovest di questa struttura. Un avvertimento, Aloy. È possibile che la trasmissione sia autentica. Ed è anche possibile che sia stata inviata da qualcuno o da qualcos'altro. Sospetti che non sia Ilizia? Non sono certa. Cos'è un SOS? Un codice del mondo antico. Per le emergenze. Una disperata richiesta d'aiuto. Sì. Perché Ilizia avrebbe inviato una trasmissione in codice su una frequenza che potete usare solo voi due? Credo fosse una precauzione per evitarne il rilevamento. O almeno per dare l'impressione che questo qui fosse l'obiettivo. Inoltre non saprei dire per quale motivo Ilizia si aspettasse che avrei individuato e risposto al suo segnale d'emergenza. Infatti, per quello strano. Che ne sa lei, io non sono più attiva. Va bene, quindi... O Ilizia è nei guai e ha inviato il messaggio sperando che tu lo ricevessi? O qualcun altro ci sta spingendo verso quelle coordinate, fingendo di essere Ilizia? È la mia stessa conclusione. Possibile che la stiano inviando gli Zenith? Stando ai dati che ho esaminato sul tuo focus, gli Zenith hanno recuperato l'altro root kernel di Gaia dal laboratorio di Ade. È plausibile che l'abbiano usato per accedere alle mie frequenze interne. Allora... l'avranno mandata sperando che rispondessi, rivelando la tua posizione. Possibile. Tuttavia la trasmissione è molto irregolare. Se l'intento era spingermi a rivelare la mia posizione, mi sarei aspettata una comunicazione più di routine. Giusto.
Allora forse non sono loro. Speriamo. Hai detto che le coordinate indicano una montagna a nord-ovest. Cosa c'è lì? Non mi risulta ci sia niente di particolare in quell'area. Va bene. E invece l'altro numero nel messaggio? 237. Sai cosa significa? Ho provato a cercare nei database disponibili, ma non ho trovato alcun significato specifico. Forse il suo significato può essere compreso solo presso le coordinate indicate. Infatti, dovremmo andare a guardare, vabbè, indagheremo. D'accordo. Andrò lì e cercherò la fonte della trasmissione. Lo farai da sola? Non penso. Ho incluso Eren e Varla nella riunione attraverso i loro focus. E concordo sul fatto che non dovresti indagare da sola. Oh, diglielo pure tu, Gaia. Certo che potrebbe esserlo. Ma se fosse davvero Ilizia, allora sarebbe nei guai. E devo portarla via da lì. Tranquilli. Farò attenzione e... Veniamo con te. Bene. Fate i bagagli. Si parte. Ci trovi all'uscita ovest, nel caso ti serva ancora tempo. Ok. Va bene, ragazzi. Per questa puntata è tutto, ci fermiamo qui, andremo a indagare su questa strana trasmissione di Ilizia, così scopriremo cosa ci aspetta. Vabbè, comunque, un saluto al vostro Tommy dai Fuori di Rossi, ci vediamo con le prossime puntate, ragazzi.